Buongiorno, allora, prima di iniziare questo vlog, volevo farvi vedere una cosa che ho comprato su Amazon. Allora, me l'ha consigliata questa cosa qua che adesso vi farò vedere, me l'ha consigliata Daniela, per cui grazie a Daniela perché mi ha consigliato questo, chiamiamolo assaggio. E poi, dato che l'ho visto sulla sua storia di Instagram, volevo fare la foto quando aveva messo la storia, solo che poi ho pensato dopo e alla fine mi sono dimenticata di farla. Per cui l'ho vista appunto nel suo profilo, nella sua storia, che lei faceva vedere questi drink, no? Per diciamo chi ha bisogno per andare in bagno, in poche parole. E dato che ero appena l'ho visto, ho detto no, lo voglio provare, chissà com'è. Allora glielo chiedo. Io l'ho chiesto in privato e lei mi ha detto che lo posso trovare su Amazon. È consigliatissimo perché ti aiuta ad andare in bagno e se bevi questo è fantastico. Allora ho detto, ma quasi quasi lo provo. E allora l'ho ordinato ed è arrivato. Ed è questo qua, Drink Fruit. Io l'ho preso alla pesca, ma ci sono tanti gusti. Per cui grazie a Daniela per avermelo fatto scoprire, perché adesso lo proveremo insieme. E dato che anche il mio ragazzo era curioso di provarlo, adesso lo proviamo insieme e vediamo se è buono. C'era tanti gusti. Questo l'ho pagato 14 euro e qualcosa. Dopo 3 giorni mi è arrivato. Ed è questo con questa scatola. Ha 32 bustine. 32 bustine. Una bustina praticamente è di 2 litri. Puoi berlo sia nel bicchiere normale, diciamo, oppure in una bottiglia e lo versi. E questo ti aiuta ad andare in bagno, per cui lo assaggiamo insieme e vediamo, ovviamente. Mi hanno anche omaggiato di questo drink al ginger ananas, questo qua. Non è male, però poi hai anche un omaggio per provare a vedere se è buono. E se è buono anche questo potrei comprarlo. Ovviamente deve funzionare, perché se questo aiuta ad andare in bagno, specialmente io che non bevo tanto, se mi aiuta questo a bere tanto e ad andare in bagno, allora ve lo consiglio. Però intanto grazie per questo, perché dopo aver visto, anche perché io sono fatta così, quando vedo le storie degli altri, chi mi sta facendo male il braccio. Ah! Ok, poi non c'è sole, è nuvoloso. E non si vede niente. E chi seguo su Instagram guardo le loro storie e quando mi colpisce qualcosa, un prodotto o quello che comprano gli altri, poi lo voglio provare anch'io, no? Per cui, grazie a Daniela, non so quante volte lo devo ripetere, che mi ha consigliato di provarlo. Se mi seguite su Instagram, ovviamente io ricambio, io guardo le vostre storie. E poi, se mi fate scoprire tante cose, o anche su YouTube, è uguale, se mi lasciate un messaggino qua su YouTube, guarda, prova questo, prova, io lo provo e poi vi faccio la recensione e ve la faccio vedere, anche perché secondo me aiuta tanto. Allora, prima che parlo troppo, perché non voglio che i video durano troppo, come l'altro vlog che è durato 32, anzi 40 minuti, ho dovuto dividerlo in 2 giorni. Allora, adesso lo andiamo a provare insieme e vi farò sapere, cioè vi dirò subito, ovviamente, la mia recensione, perché le recensioni su Amazon sono tutti positivi. Vuol dire che molti hanno scritto che è buonissimo, che aiuta tanto e per cui io tra poco vi dirò anzi vi faccio vedere come funziona e
Credo che farò un bicchiere, non farò tutto il coso, perché ovviamente prima l'assaggio e poi vediamo com'è. Per cui andiamo a provarlo, che è meglio, perché sennò qua parlo troppo. E mi raccomando, guarda tutto il vlog che, come sempre, registrerò sabato domenica. Questa volta solo sabato e domenica, almeno che non faccio niente e faccio solo il sabato, perché in teoria se è bello facciamo la grigliata. Speriamo che è bello. Così facciamo la grigliata e registrerò solo il sabato, perché la domenica può essere che non farò niente, per cui andrà a finire che farò solo qualcosa sabato e domenica niente, per cui vabbè. Comunque, andiamo. Quante bustine? 32. Allora, prendiamo una bustina e la mettiamo nel bicchiere. Allora, l'odore sembra buono, sembra il tè normale. Facciamo un pezzo, lo mettiamo qui e un altro lo metti nell'altro bicchiere. Va girato. Ovviamente sono 2 litri una bustina, per cui va messa nella bottiglia. Però vabbè. Giriamo bene. E poi assaggi prima te. Ok. Voglio vedere. Calcola che noi l'abbiamo divisa con 2 bicchieri. Allora, in teoria non ci sono zuccheri. Non dovrebbero esserci zuccheri. Ma non è italiano, No, da non è Bulgaria, italiano. Dio. Lo so che viene dalla Bulgaria. Lui dice che è buono. Adesso proviamo a... Solo che io l'ho messo un po' troppo, dovevo girarlo, Non l'hai giù. perché si sente ancora la polverino. Ovviamente è meglio messa nella bottiglia, perché sennò consumi una bustina per niente. Allora, il gusto si sente che pesca. Non lo so, o che ho messo troppa bustina, perché io sento forte, lo sento forte. Così. Poi Boh. in teoria va sciolta in 2 litri. Vabbè, la prossima volta faccio con la bottiglia. Però non è male, cioè è buono. Ovviamente dobbiamo vedere se funziona ad andare in bagno. Perché dicono che con questo ti aiuta ad andare in bagno. Recensioni, c'è scritto lo beviamo, lo bevono No, tutti questo quanti. funziona per andare in bagno. Cioè ti aiuta a bere tanto e poi vai in bagno. Non lo so, secondo me ho esagerato con la bustina. Perché Ma io ho visto le recensioni e dicono che lo così è bevono tutta la famiglia. troppo forte, secondo me. Per me è troppo forte. Non è male. Ovviamente vi farò sapere quante volte vado in bagno e se lo bevo. Comunque questo, il colore è uguale. Sembra un succo alla pesca, ma se lo bevi, secondo me è più tè alla pesca, giusto? Secondo me. Però non è male, è buono. Sembraci. Vi farò sapere tra una settimana, o nel, sì, tra una settimana, se, come mi sono trovata.
Questo prodotto è promosso. Questo prodotto è fantastico. È fantastico, capelli lisci, morbidi e non c'è il crespo. Invece i miei capelli hanno problemi di crespo, ma con questo, cioè, ne vale la pena. Ve lo straconsiglio, perché non c'è bisogno neanche che lo bagnate. Basta avere i capelli bagnati, come ho fatto io, metterò una piccola quantità. Io, vabbè, ne ho messe due volte perché avendo i capelli lunghi, ne ho messe due volte. Perché questo è senza risciacquo. Per cui ve li consiglio, perché dopo la seconda volta che lo uso, cioè, guardate, sembra uscito dal parrucchieri. Direi che va bene. Promosso. Mi piace. Stranamente un prodotto che funziona. Vi faccio vedere il regalo che ho fatto. Allora, questa è la ricevuta. E ho pagato 20 euro e guardate, no vabbè, cioè non potete capire, cioè, ma quanto sono belli, sono bellissimi. Questi ovviamente sono tutti da mangiare e sono strabuoni. Comunque questo è quello che io ho comprato a mia mamma. Sono troppo belli. Allora, vi taggo. Ovviamente comprati, non è una sponsorizzazione. È un box che io ho fatto la stessa identica cosa anche a mio padre. E praticamente si chiama Cucina Casa e Amore di Lara Rosini. È fantastica, fa delle torte spettacolari. Ovviamente non è una sponsorizzazione, neanche una collaborazione, ma vi assicuro che è strabuono. Per quello che ho preso il secondo box per mia mamma, perché c'è, a parte la bellezza, ma sono anche strabuoni. Per cui ve lo straconsiglio, questa ragazza che fa queste cose spettacolari, e anche le torte. Se mai, no, la torta ve l'ho fatta vedere, quella che ho fatto sia per mia mamma che per me, ve l'ho già fatto vedere nei vlog, per cui chi non ha visto i vlog andatele a vedere, sia nel compleanno di mia mamma che nel mio compleanno. C'è la torta che ho personalizzato e lei è fantastica a fare i dolci, per cui top. E niente, questo è... cioè, se fosse per me li mangerei tutti. Comunque vi taggo la taggo, come si chiama, su Instagram, per chi ovviamente mi segue. L'ho già taggata su Instagram e se mai li metto neanche come foto. Adesso vediamo. Comunque seguitemi su Instagram, che scoprite sia su Instagram che su Facebook, la trovate ed è bravissima. Questo è il regalo che gli ho fatto. Questa non la fate? Sì, perché sennò va bene. Thank you.
faccio vedere cosa ho comprato alla Lidl. Allora, abbiamo speso 50,90 euro. Ho preso questo qua della Cien al kiwi. Era in promozione, lo volevo... Cioè, come odore è ottimo. Lo volevo provare. È praticamente un gel doccia. E dato che mi ispirava, ho detto, ma quasi quasi lo prendo. Questo l'ho pagato, se non mi sbaglio, 1,20 euro. Il gel doccia della Cien. Boh, vi farò sapere, dato che era scontato via sto bollino, vi farò sapere com'è. E poi, dato che alla Lidl si fa anche la collezione di questi mini orto, tu spendi 20 euro e ti regalano praticamente una piantina. Questo l'ho preso perché abbiamo fatto la spesa l'altra volta. Ops. E niente, vi faccio vedere. Io ho comprato questa, che è la scatola per le piantine, che adesso vi faccio vedere. E proviamo a farle insieme. E poi vediamo nel prossimo vlog se sono cresciuti. E questa 3,99 euro, praticamente quasi 4 euro. Per cui adesso la facciamo insieme e vediamo. Dato che va di moda adesso sto mini orto della Lidl. Dentro trovate nella scatola questo qui che vi dice che cos'è, la data di semina e quando va raccolto, quando va in vaso, poi la germogliazione. E niente, scrivete qua quando lo piantate. Non so, invece questo una tazza, tutto... E niente, in teoria non so come l'ha montato, ma comunque dovete piegare il cartone e rimane così. E invece qua ci sono tutti i cosi che voi dovete mettere dentro, ad esempio la fragola. Sì. E poi va messo qua tutte le cose, ad esempio questo, che l'ho già disfatto, andrà messo qua così. E piano piano cresce il fiore, la piantina. E allora, questa è la terra. Poi c'è questo. Oh, questo ti dice che cos'è. Questa è carota e sono semi. Prima ovviamente va messa la terra, ovviamente va bagnata, va messa la terra qua dentro. Poi dopo ci mettete questo dentro così e lo mettete qua. In poche parole dovrebbe essere così. Adesso proviamo a farlo. Allora, questa è la carota. Poi abbiamo, non so, adesso li apro tutti e vediamo cosa abbiamo. E poi li mettiamo qua. Comunque c'è qua la spiegazione che ti dice come farlo. Ci metti, allora in teoria una tazzina, ci metti l'acqua, 25 ml. Lo metti tutto. Legate al top. Così? Sì. Allora, questi e quelli che abbiamo noi per il momento. Allora, si mette la terra con un po' d'acqua nel bicchiere o nella tazza. Poi vai a mettere dentro la bustina, quando hai fatto metà terra, la bustina con i semi. Ed è facilissimo perché poi la terra secondo me è tanta, ma va bene per tutti.
poi fanno praticamente le stesse cose come abbiamo fatto negli altri. Ovviamente dove c'è il cartellino, questo dovete staccare questo qua, e dove c'è la figura praticamente lo mettete come ho fatto io qua. Così vi dice che cos'è, ad esempio questa è la carota, melanzana, poi mi sembra abbiamo la barbabietola e gli altri, peperoni, ci abbiamo il curry, poi abbiamo Letty, Helly, Bro, cioè praticamente questi sono i numeri che... Comunque mi ci manca la fragola, questo, prezzemolo, il timo, calvofiore, questo netto non so cos'è, poi c'è questo qua, questo lollo, cetriolo, peperoncino, poi basilico ci manca e gli altri che sono violetta e non so cosa sono. Comunque questi sono quelli che abbiamo noi. Quando andiamo al Lidl prendiamo altri e li mettiamo qua. Qui va segnato il giorno che noi abbiamo seminato, così vediamo quando possiamo raccoglierli. In poche parole, questa è la tabella. Poi ovviamente va bagnata. Qua c'è scritto di controllare regolarmente le tue piante e poi annaffiarle. Spero di riuscire a fare tutti questi, perché sono carini. Poi per 4 euro di scatoletta, che poi ovviamente va, può essere riciclata, e anche questo ovviamente va riciclato. Possiamo fare ovviamente il nostro orto mini per le altre cose. E nel bigliettino qua dovete staccare questi e poi metterli lì, in poche parole. Ad esempio, peperone, stacco e poi ti buttate giù, ti uscire. Staccati tutti, adesso li mettiamo lì. Adesso mettiamo questi, li mettiamo qua, così sappiamo che cosa sono. Io vado via, capì? E l'ultimo, il peperoncino. Questo è l'orto. Spero di riuscire a prendere altri. Però è carino. Ok, ho scritto ovviamente quando l'abbiamo piantato, che è il 9 maggio. E praticamente noi abbiamo melanzana, barbabietola, peperone, germoglie di broccoli, carota, pomodorino giallo, coriandolo e lattuga. Manca tutti gli altri.
e calcolate, allora questo ci vuole dai 7 ai 14 giorni, tempo di rivaso dai 7 ai 9 e tempo di raccolta dai 14 ai 16. Qua scrivete ovviamente quando lo seminate. E niente. Poi quando li prendo, che avrò anche gli altri, li farò vedere anche gli altri. Detto questo, spero che il vlog vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo. Scusate se era un vlog così e non ho neanche registrato, ma non so perché in questi due giorni, a parte che abbiamo fatto poco e poi non avevo tanta voglia di registrare. E niente, volevo solo farvi vedere questa cosa qua, dato che va di moda. E allora l'ho presa anch'io. E fatemi sapere se anche voi ce l'avete questo e se lo fate. Questo qua alla Lidl. Detto questo, se volete il continuo di altri, diciamo, di queste piantine, fatemelo sapere qui sotto, che farò lo stesso vlog con queste piantine qua. Io vi lascio al prossimo video, perché non so questo video quanto è durato. E, è stato un vlog un po' diverso, un po' particolare, però vabbè, spero che lo stesso vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!